Todas las veces que tu mente te jala, te empuja, te arrastra, no por ahí, pendejo, por allá, no por allá, güey, por ahí, no por arriba, cabrón, por abajo, tú reza, me vale más, me vale más, me vale más. Es una maravillosa sensación de relajación, me vale más. È un teaser per promuovere il monologo teatrale basato nel bestseller che ha avuto molto successo qui in Messico, che si chiama Me vale madres. Me vale madres è l'espressione corrispondente all'italiano ma chi se ne frega. E io ho creato questo libro dove trasformo delle frasi tipo ma chi se ne frega in mantras. Uno è me vale madres, alla cingada, no es mi pedo, a huevo, però fatto in maniera molto comica, per cui ha avuto successo. Horizontal. Vertical. Ok. Te grabo a ti y después me acerco con él o desde el principio quieres que estén los dos? Il lavoro che faccio io è un lavoro che si basa sulla respirazione, sul respiro in molti casi, per cui con questo virus è proprio poco indicato. Ho dovuto interrompere, questo però mi ha dato la possibilità di... mi ha dato l'idea di trasferire il mio lavoro in linea. Ho avuto resistenze al principio, però quando ho cominciato ho visto che funzionava molto bene, per cui ho dato più benzina alle reti sociali, ai live, al podcast. In TikTok sono arrivato ad avere 2,5 milioni di seguitori. In un certo senso mi dà soddisfazione perché è un pubblico giovane e attraverso TikTok posso comunicare con loro e loro amano ascoltarmi, anche perché ho un angolo molto particolare attraverso cui racconto la realtà. Ed essendo un comunicatore, un artista, volendo compartire quella che è la mia esperienza nell'ambito della ricerca interiore, quale teatro migliore che le reti sociali, ovviamente. Questa dice, per esempio, maestro, se San Giuseppe è morto e Gesù fu crocifisso, a chi gli è rimasta la carpinteria? E ovviamente la gente interagisce, ride, si fa coinvolgere dalla mia risata. Questo che vedi qua, adesso lo vedi, è un po' diventato uno spazio tecnico perché il lavoro che facciamo è più in linea che presenziale, però prima era tutto libero perché qua ci metto in un gruppo dove la gente lavora stesa, metto 40 persone. Sono 14 anni che sto qua e che ho fondato il centro di meditazione e dal 2003, per cui sono 18 anni. Ho cominciato a meditare quando lui era ancora vivo, nell'87. Ho cominciato con lui, con i suoi libri e le sue meditazioni e poi volevo andare in India subito, feci un figlio, rimandai e mi morì il maestro. E quindi arrivai a Pune, che era già morto in India. E sono vissuto quasi 10 anni in India. Sono arrivato in Messico dall'India. Io vivevo in India. E venni qua per stare un mese. E niente, un mese diventarono due, poi va bene, faccio un giretto. Io sono stato un ricercatore di me stesso, della verità, potrei dire quasi da bambino, cioè mi innamorai del movimento hippie, poi per un periodo molto breve andai a lavorare in banca. Lo shock fu tale che disse non voglio mai più lavorare in vita mia, preferisco essere un barbone. Cominciò un grande viaggio che mi portò a conoscere il teatro. Diventai coreografo, drammaturgo, ho scritto parecchie opere teatrali, regista. Sono stato assistente di Dario Fo e in questo percorso mi sono sempre più interessato al mondo interiore, a come un essere umano si può trasformare dal punto di vista interno. Ora qui in Messico, dove vivo ormai da 20 anni, le due anime si sono fuse. Il Messico mi ha aperto le braccia e il cuore.
È una vita semplice, come si dice qua, sensiglia.